Buongiorno, bentrovati. Lunedì 14 ottobre 2019, primo appuntamento della settimana con Mattino 6, la nostra rassegna stampa, la lettura dei quotidiani oggi in edicola. Apriamo come sempre, come di consueto, con le prime pagine dei giornali abruzzesi. Iniziamo con l'edizione di Pescara del quotidiano Il Centro. Il titolo di apertura, lo vedete inquadrato, riguarda la movida del centro cittadino. Stop alla musica alta nei locali, guerra ai decibel. Il sindaco di Pescara, Masci, annuncia controlli a tappeto. E ieri c'è stato l'ultimo saluto, l'addio a Ettore Spalletti, il funerale che si è tenuto per l'artista che è stato conosciuto davvero in tutto il mondo. L'ultimo saluto all'artista di Cappelle sul Tavo, Ettore Spalletti. Vediamo anche le altre notizie, le cronache. Regione Marsilio apre con la Lega la battaglia delle poltrone. E poi a Pescara, sogni e paure delle ragazze costrette a prostituirsi. Vediamo anche in basso un'altra notizia di cronaca. Api e calabroni, due shock allergici. Il 118 salva un settantenne di San Valentino ed un quarantenne di Castiglione. Vediamo anche lo sport, come sempre ampia la pagina del lunedì. Partiamo dal Pescara. Ieri e sabato non si è giocato in Serie B, c'è stato il turno di sosta. Intanto Zauri blinda il nuovo modulo, ovvero il 3-5-2, in vista delle prossime gare casalinghe, due consecutive con Spezia e Benevento. Eccellenza calcio regionale, il Delfino Flaccoporto vince a Cupello e sale al secondo posto. Bene l'angolana Renato Curi. Vediamo anche la Formula 1, il Gran Premio del Giappone a Suzuka, la Ferrari pasticcia al via Super Bottas, Mercedes iridata, mette dunque in cassaforte il mondiale. Vediamo la prima pagina del Centro, edizione di Chieti. Lanciano Vasto, aggredito dal cane, paga il comune, bomba, sentenza pilota sui randaggi e la provincia risarcisce per le strade rotte. Vediamo poi più in basso la grande festa delle confraternite, in 10.000 sfilano per San Gabriele, isola del Gran Sasso. Vediamo anche qualche altra notizia che ci porta la prima a Lanciano. Poco personale in ospedale, il Movimento 5 Stelle invita la Regione a muoversi. Vediamo poi in basso, canali ostruiti, c'è il rischio frana, Vasto, Piazza Marconi. Il Consorzio di Bonifica Sud scrive al sindaco. Vediamo lo sport del lunedì per quanto concerne le formazioni di Chieti e della provincia. Partiamo dalla Serie D di calcio. Chieti un buon punto in casa del Monte Giorgio. Vastese cade invece sul proprio campo con il Vasto Girardi. Vediamo poi il campionato regionale di eccellenza. Tris di Micichei, Lanciano sale in vetta alla classifica. Vediamo la prima pagina di Teramo del Centro. E proprio da Teramo, 118 progetti nel mondo, zooprofilattico, 9 milioni di euro per ricerche internazionali nel 2019. E poi Nereto, domani l'addio alla mamma uccisa dal compagno. Lo sport, il calcio di Serie C, Teramo che beffa, il Potenza vince al 92esimo, ancora una sconfitta per la formazione di Tedino, questa volta davvero beffarda perché è arrivata a tempo scaduto. Vediamo invece il basket di Serie A2, Roseto colpo a Caserta dopo due tempi supplementari, dunque vittoria degli Sharks. E poi la cronaca giudiziaria, Varrassi, processo bis per l'auto blu, lo ha stabilito la Cassazione dopo il ricorso contro l'ex manager della ASL. Vediamo anche la prima pagina di L'Aquila, Avezzano, Sulmona, sempre del Centro. La cronaca, il rogo distrugge l'auto del prete capitignano, incendio in piena notte, Don Ever minimizza, sono tranquillo. Vediamo poi all'Aquila il titolo che vedete di spalla, scuola di Gignano, Torretta Sant'Elia, via al progetto, questo è il titolo. Vediamo invece poi lo sport che ci porta a parlare dell'Aquila Calcio. L'Aquila è seconda, trascinata dalla Selva. In Serie D, l'Avezzano sconfitto dalla capolista
Recanatese. Non è bastata una buona prova ai marsicani per evitare la sconfitta in casa della formazione marchigiana. Vediamo anche una notizia di cronaca. Negoziante scaccia il rapinatore sul Mona, minacciata con un coltello, si rifiuta di consegnargli l'incasso. Lasciamo anche la prima pagina del centro di L'Aquila Avezzano sul Mona. Vediamo l'inserto Abruzzo del Messaggero con il titolo principale. Vedete, maxi parcheggio all'ospedale Chieti. Dopo una lunga attesa si fa avanti un'azienda, l'opera del project financing da realizzare 400 posti auto, procedura veloce, adesso il parere di Comune ed ASL. Vediamo altre notizie. L'Aquila, la Smart City, mette in ansia i cittadini. E poi la ricostruzione post sisma, arrivano 40 milioni per le scuole. Vediamo altri titoli, vedete a centro pagina. In tanti salutano il grande pittore e scultore Spalletti, il commosso addio al maestro. E poi parliamo anche di trasporti, locomotiva rotta, notte in treno per 145 passeggeri, il Frecciargento che era partito da Milano è arrivato a Pescara con 5 ore di ritardo. Vediamo i titoli nella parte alta della pagina che riguardano lo sport. Partiamo dal calcio di Serie B, dal Pescara. Il Pescara di Zauri ha una marcia da playoff. Poi Serie C, Teramo battuto dal Potenza a tempo scaduto, trasferta lucana amara per i biancorossi. E poi in Serie D, Notaresco e Giulianova Corsari, vince il Pineto, pari del Chieti, sconfitta l'Avastese in casa dalla matricola Vasto Girardi. Lasciamo per il momento i quotidiani abruzzesi, andiamo a vedere l'edicola nazionale. Iniziamo con il Corriere della Sera. L'America si ritira, centinaia dell'ISIS fuggiti dalle celle in Siria, situazione difficile come quello che sta accadendo tra la Turchia e i curdi. Vediamo poi invece lo scontro su tasse e pensioni. Renziani, abolire quota 100, Di Maio, io non farò mai come Fornero. Dunque polemiche all'interno del governo. Vediamo Repubblica, fra i tre litiganti l'Italia non gode, manovra nel caos. Movimento 5 Stelle e PD spaccati su tutto e i renziani chiedono l'abolizione di quota 100, il Tesoro insiste via il super ticket sanitario e sì al taglio del cuneo fiscale. Poi Assad in aiuto ai curdi, Erdogan bombe sui giornalisti, colpito un convoglio, almeno due vittime, uccisa in strada, paladina dei diritti umani. Vediamo anche un altro, qualche altro titolo nella parte bassa della pagina. Il weekend, l'ultimo weekend è stato davvero terribile per quanto riguarda gli incidenti stradali. Se sabato sera dei ragazzi diventa tragedia, 10 morti nell'ultimo weekend. E poi Coco, la piccola del tennis, è già una regina. E poi il film di Juliette Binoche, quelle giovani cinquantenni in cerca d'amore. Vediamo anche il Fatto Quotidiano, manette agli evasori, Di Maio pressa il PD e il disegno di legge sul fisco slitta. E poi il teologo, i preti sposati, ultima chance della Chiesa, calano sempre più le vocazioni. Vediamo poi più in basso, in Siria i curdi resistono e cercano l'aiuto russo. E poi in alto, De Benedetti rivuole Repubblica dei figli a prezzo stracciato. E poi l'Europol, i terroristi neri arruolano soldati e agenti della polizia. Vediamo il Messaggero nazionale, quota 100 e lavoro, lite nel governo, vertice nella notte a Palazzo Chigi, la Catalfo no a modifiche per le pensioni anticipate, manovra vicina a 32 miliardi, più fondi per tagliare il cuneo fiscale dalle tasse su sim e giochi. Vediamo ancora, Raggi sogna il bis con il sì di Beppe, allarme del PD, evitiamo autogol. E poi Polonia riconferma per Kaczynski, la maggioranza va ai sovranisti, gli exit poll, la destra vola al 43%. Poi vedete il titolo con corredo di foto che riguarda quello che sta accadendo in Siria, i curdi con Assad alleati contro la Turchia, Erdogan, l'embargo non ci fermerà, Merkel e Macron invitano invece la Turchia a ritirarsi
I comuni verso la paralisi, la metà è senza segretario, sono 1.729 le sedi scoperte, molte governano più di un municipio, record disagi in Abruzzo. Vediamo anche Libero, Salvini seduce Silvio, tutti insieme appassionatamente a destra, Berlusconi andrà in piazza con Matteo e la Meloni. E poi la UEFA cacci la nazionale turca che tifa guerra, i giocatori fanno il saluto militare in onore di Erdogan. E poi De Benedetti vuole Repubblica, i figli lo mandano al diavolo. Vediamo anche il Mattino di Napoli, De Luca, Di Maio avvisa il PD, il capo politico 5 Stelle, con il governatore manco per sogno, no alle alleanze, sì ai patti civici. E poi vedete Kurdi Assad, il patto contro la Turchia, e poi costo del lavoro e pensioni, lite nel governo. Vediamo anche il Sole 24 Ore del lunedì, reati in calo, ma è allarme su estorsione, cyber e droga. Questo è il titolo principale di questa indagine del Sole 24 Ore. Poi evasione fiscale, il primo bersaglio è l'IVA. E poi la nuova frontiera di Amazon e il catalogo di avvocati online. Vediamo anche la Stampa di Torino, evasione, gelo tra Conte e Di Maio, questo è il titolo di apertura del quotidiano torinese, poi curdi accerchiati, Assad invia i soldati a Kobane e poi Bolzano shock, vedete questo titolo, non siamo più Alto Adige perché c'è la proposta di definire questa zona della provincia di Bolzano non più Alto Adige ma Sud Tirol e ovviamente scoppiano le polemiche. Vediamo anche il tempo, blitz su quota 100, torna la Fornero, pensioni unite dall'odio verso Salvini, sia il PD che Renzi rivolgono le regole dell'era Monti. E poi vedete la visita della nazionale italiana con il CT Mancini dal Papa, pontefice che ha ricevuto la maglia della nazionale con il suo nome. Poi vedete in basso Maxi Rissa Repubblica, De Benedetti contro i figli. Vediamo anche il secolo.it, linciaggio, il PD si volta. I grillini scatenati contro un giornalista, ma questa volta non si vedono saluti romani e stanno quasi tutti zitti, scrive il quotidiano secolo.it. Vediamo altri articoli in basso, la Morgese chiama l'Europa bozza di Malta, era fuffa, e poi Libero insulto grillino anche contro la maglia, e poi ancora Meloni con i carabinieri, punire chi li insulta. Vediamo anche la Verità. Il governo svela il suo bluff sugli immigrati, l'Italia è sola, il ministro dell'interno Lamorgese si appella all'Europa per la crisi turca e implora non abbandonateci. E poi anche sul quotidiano La Verità vediamo il titolo che riguarda De Benedetti che a 84 anni rivuole Repubblica e va in guerra con i figli. E poi faida tra toghe dopo l'elezione del CSM, le suppettive riaccendono le liti tra correnti. Vediamo infine per l'edicola nazionale il secolo XIX, il quotidiano di Genova, caccia 3 miliardi, ipotesi tassa sulle SIM e tagli alle detrazioni. E poi lo vedete anche di spalla, in questo caso la foto, Siria, soldati di Assad in aiuto dei curdi, paladina dei diritti, uccisa dai jihadisti. Lasciamo dunque l'edicola nazionale, possiamo tornare al centro, ripartire da pagina 2, l'evento religioso di ieri, Isola del Gran Sasso, in 10.000 sfilano per San Gabriele, le confraternite abruzzesi e delle regioni vicine si ritrovano al raduno dedicato alla solidarietà per i più bisognosi. In basso Fraticelli, il poeta abruzzese Raffaele Fraticelli torna a recitare a 95 anni, poeta simbolo del dialetto, presenta una nuova opera a penne. Vediamo ancora la corsa alle poltrone, così titola il centro a pagina 3, Marsiglia oggi azzera la nomina leghista, smacco per l'assessore Fioretti, la giunta infatti revoca l'incarico al presidente dell'ASP ma salva il posto a Mascitelli. E parte la settimana dei ministri che saranno nella nostra regione, oggi c'è Costa, il ministro dell'Ambiente, giovedì ci sarà Boccia. Vediamo poi in basso la riforma per quanto riguarda l'agricoltura voluta dall'assessore alle politiche agricole imprudente, Pepe del PD sferra il suo attacco ai nuovi incarichi nei consorzi. In basso cultura. La Tiboni, Carla Tiboni, presidente
e dei premi Flaiano, critica l'assessore Febbo, la madrina del premio Flaiano, alza il cartellino rosso al forzista. Vediamo ancora le cronache dalle province, partiamo da Pescara, le nuove regole nel fine settimana, movida giro di vite sui locali, sindaco Masci dichiara guerra ai decibel, musica a tutto volume, il sindaco accoglie le richieste degli operatori che rispettano le regole e che chiedono più controlli anche su orari e vendita di alcol. A breve inizierà, partirà anche il servizio notturno dei vigili urbani. E a proposito di vigili urbani ci sono delle novità perché il comandante anticipa di un'ora l'avvio dei servizi dalla mattina, saranno già in strada dalle 6. Inchiesta sulla prostituzione, le ragazze in strada di notte, sogniamo una vita normale, questo è il grido di aiuto, viaggio tra le lucciole lungo la costa con i volontari della comunità Don Benzi, della comunità di Papa Giovanni XXIII. Ma il fenomeno, vedete questo poi, quest'altro articolo in basso, si sta spostando nelle case, l'allarme della comunità Papa Giovanni XXIII, diventa più difficile raggiungere le donne per aiutarle. Vediamo la prossima pagina, la cronaca, ruba il computer al cliente e chiede soldi, trans arrestato per estorsione, pretendeva 400 euro per restituire il PC, ma il proprietario si è presentato con la polizia. E poi meno infortuni ma più malattie professionali nella giornata dedicata alle vittime sul lavoro a Pescara, l'ANMIL diffonde i dati INAIL di quest'anno, in diminuzione le morti sul lavoro, questa è sicuramente una buona notizia. Vediamo anche pagina 12, i funerali ieri del grande artista, la cultura si ritrova per l'ultimo saluto al genio Spalletti a Città Sant'Angelo nella cappella ideata dall'artista, sono arrivati da tutta Europa il vescovo. Qui dice, ha detto il vescovo di Pescara, Monsignor Tommaso Valentinetti, qui c'è la sua purezza, vedete le foto dei funerali dell'artista originario di Cappelle sul Tavo. Vediamo altre notizie, ci spostiamo a Francavilla al Mare, servizio civile al comune, domande prorogate fino al 17, poi incubo fino a Pescara, treno da Milano con 5 ore di ritardo, biglietti rimborsati. E poi in basso la nave di Cascella ieri in 300 alla manifestazione per i curdi organizzata dall'AMPI e da Rifondazione Comunista. Vediamo anche la prossima pagina, pagina 13, la cronaca, scusate, shock allergico, due casi in poche ore, San Valentino e Castiglione domenica da incubo con due persone salvate dal 118. E poi si fa scudo con il figlio, pistola nel giardino, Montesilvano, i carabinieri che hanno salvato il bambino hanno ritrovato l'arma in mezzo all'erba tra i giochi di una villetta. E poi Nuova Pescara, il comitato dei contrari prepara la proposta per abrogare la legge. E poi a Loreto Prutino oggi ci sarà la cerimonia per l'inizio dei lavori per la costruzione della nuova caserma dell'Arma dei Carabinieri. Siamo alla pagina di Chieti del centro, gli enti pubblici devono risarcire, parliamo di una sentenza che potrebbe essere pilota in questo caso, aggredito da un cane randagio, il comune condannato a pagare, il giudice di pace di Chieti dà ragione ad un uomo assalito a bomba da un animale che vagava in strada, ma l'amministrazione resta immobile. Adesso il TAR ordina al sindaco di versare i soldi entro un mese. E poi strade a pezzi, a 15 anni ferito nell'incidente, il giudice provincia colpevole. Vediamo un'altra notizia, la cronaca, schianto automoto sulla colonnetta, siamo a Chieti, un 17enne finisce in ospedale. Vediamo la prossima pagina, quella della provincia di Chieti, siamo ad Ortona, all'Istituto Tostiano in Giappone, amano la nostra cultura, Ortona l'ente musicale protagonista di un evento a Nara. E poi Chieti in centinaia all'Ubi Banca per scoprire i capolavori dell'arte. Vediamo poi di spostarci a centro pagina e andare nell'area frentana, a Lanciano, ospedale poco personale, ridotti i servizi, taglieri del Movimento 5 Stelle, lancia l'allarme, mancano medici e infermieri a urologia, otorino, gastroenterologia, radiologia e ginecologia.
Vediamo la prossima pagina, siamo alla pagina dell'Aquila, al giallo di Capitignano, dunque in provincia, auto del prete a fuoco. Tra le ipotesi c'è anche quella del dolo: in piena notte un rogo avvolge la macchina del colombiano Don Ever, che minimizza, non è successo nulla, io tranquillo. Al sacerdote sono affidate 5 parrocchie, tra cui una a San Giovanni di Paganica Montereale, non si esclude nessuna pista, il sindaco, siamo gente per bene. Ance, il prossimo voto slitterà a giugno 2021. L'Aquila ha approvato il nuovo statuto e riallineate le scadenze del presidente e degli organi direttivi. In basso parliamo di ricostruzione, sportelli ridotti da 8 a 5, il provvedimento di riorganizzazione riguarda gli uffici decentrati nei comuni del cratere sismico. Proseguiamo, siamo alla pagina dell'area Peligna, a Sulmona in particolare la cronaca, donna reagisce, rapinatore messo in fuga, colpo fallito con la donna che ha messo in fuga appunto il malvivente rifiutandosi di consegnare l'incasso. Ancora Sulmona, bando per l'assunzione di 7 vigili urbani, il contratto a tempo indeterminato, boccata d'ossigeno per il settore da tempo in affanno. E poi Pescasseroli, parliamo del parco, oggi l'insediamento di Cannata, la nomina del nuovo presidente dell'ente accolta con grande favore dal territorio. Proseguiamo la pagina di Teramo del quotidiano Il Centro, Teramo e Teramo Provincia, parliamo di ricerca, l'eccellenza dello zoo profilattico in agenda, 118 progetti internazionali, il direttore D'Alterio spiega le novità dal registro tumori di cani e gatti allo studio delle tossinfezioni alimentari in Europa. E poi parliamo del fatto di cronaca grave, doloroso, accaduto nei giorni scorsi a Nereto, domani l'addio a Michaela, proclamato il lutto cittadino. E poi in basso, Varrassi, un processo bis per l'auto blu, la decisione della Cassazione per l'ex manager della ASL dopo il ricorso presentato dalla Procura. Siamo arrivati alle pagine dello sport, allora possiamo passare a vedere invece le pagine interne dell'inserto Abruzzo del Messaggero del lunedì. Partiamo da Pescara, anche in questo caso l'apertura è dedicata all'ultimo saluto al grande artista abruzzese Ettore Spalletti, eleganza e misura. Ecco l'eredità di Spalletti, il ricordo commosso della gallerista Ria Rumma ai funerali dell'artista. Oltre alle opere, l'esempio di un uomo eccezionale. Vedete nella foto il rito funebre officiato dal vescovo della diocesi di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti. E poi la cronaca, treno da incubo bloccati per ore sul Milano-Pescara. E poi ancora in basso, appuntamento sexy con sorpresa, trans arrestato per ricatti ai clienti. E poi Far West a Montesilvano, la pistola nel giardino dove giocano i bambini. Vediamo la pagina dell'Aquila, del Messaggero, la superfibra ottica in realtà, ma il 5G continua a dividere. E poi Arroyo Piano, Petrocchi inaugura il centro della Caritas, dunque l'inaugurazione con l'arcivescovo Giuseppe Petrocchi. Vediamo poi ancora altri titoli, donne ormai pronta, la casa rifugio per quanto riguarda proprio questo progetto. E poi a Capitignano abbiamo visto anche dal centro, a fuoco nella notte, l'auto del parroco, si indaga e non si esclude il dolo. Vediamo poi in basso, si parla di comune, Di Gregorio, demansionamento illegittimo, questo è il titolo nella parte bassa di pagina 35. Siamo alla pagina che riguarda la cronaca della Marsica e della Valle Peligna e partiamo da Avezzano e dunque dalla Marsica. Elezioni, affollato summit della sinistra, articolo 1, rifondazione e potere al popolo diffondono un documento al termine di un'articolata discussione. Ancora Avezzano, al Castello Orsini, il teatro of limits. E poi il ministro Costa, ministro dell'ambiente, oggi sarà proprio nella nostra regione, vedevamo anche prima il titolo sul centro, e sarà in visita anche al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Vediamo di spostarci più in basso, questa volta andiamo a Sulmona, titolare di un supermarket mette in fuga il rapinatore. E poi ancora Avezzano, discussioni rissa in piazza Risorgimento.
Vediamo la pagina di Chieti del Messaggero, parliamo di sanità, ospedale, impresa vuol realizzare il maxi parcheggio, l'opera verrebbe realizzata con un project financing, si ripagherebbe con la gestione dei 400 posti macchina. Da Chieti ci spostiamo a Vasto, carabinieri controlli del sabato sera, patenti ritirate e attenzione sui locali. Vediamo in basso Lanciano con in controcampo torna il cinema Dessai e poi la paura, schianto nel cuore della Movida, auto travolge una moto. Brutto incidente sabato sera poco prima della mezzanotte in via Colonnetta a Chieti Scalo, ferito un 17enne. Siamo alla pagina di Teramo e della provincia, partiamo dal capoluogo via Capuani, l'isola pedonale sfuma per il nodo sicurezza, fiorieri e panchine previste dal municipio bloccano il passaggio dei mezzi di soccorso. E poi Giulianova, wifi al posto del telefono, il comune taglia i costi. E poi Nereto, femminicidio, domani l'addio a Micaela. Vediamo poi in basso, Goldrake all'ipogeo, si alza il sipario sul progetto. E poi ancora Giulianova, Helios, festa di fine estate con mamme, papà e bimbi. Siamo arrivati anche in questo caso allo sport e allora possiamo iniziare a parlare di sport. Lo faremo poi diffusamente nella seconda parte andando a vedere i servizi delle gare di campionato di Serie C e di Serie D giocate ieri. Ma apriamo con la Gazzetta dello Sport, la prima pagina della Rosea. L'Inter riparte alla carica, Conte, Juve non mollo, l'intervista al tecnico nerazzurro dopo la sconfitta con la Juventus. E poi parliamo anche in alto di automobilismo, Ferrari che pasticci, Mercedes nella storia per il successo del mondiale. In basso, polemiche in casa Milan, Berlusconi attacca Gazidis, la Serie D lo dica al cesso, queste le parole pronunciate dall'ex patron della formazione rossonera, con me il club di nuovo grande. Dunque un attacco a 360 gradi di Berlusconi all'attuale proprietà della formazione rossonera. Vedete poi più in basso la consegna della maglia azzurra al pontefice da parte del CT Mancini, ora l'obiettivo è l'Italia, testa di serie all'europeo. Lasciamo la Gazzetta dello Sport, andiamo a vedere il Corriere dello Sport, conquistata la qualificazione, ecco il nuovo contratto per Mancini fino al 2022, al Mondiale dunque con l'attuale CT. E poi vedete Milan, l'ira di Berlusconi. Vediamo anche tutto sport, Gazidis stai zitto, il Monza a San Siro, Berlusconi scatenato contro l'attuale proprietà rossonera. E poi vedete Vialli, la forza dell'azzurro, il coraggio di lottare contro la malattia, la voglia di affiancare di nuovo l'amico Mancini come capo delegazione della nazionale. Il grande ritorno in campo dell'ex bomber è uno spot fantastico per il calcio. E poi di spalla vedete quello che accade in casa Juve, Rabiot, SOS Juve, Sarri ha un piano per rilanciare il francese che nelle prossime 7 gare in 22 giorni avrà sicuramente più spazio. Dunque possiamo fermarci qui per la prima parte di Mattino 6, tra poco torneremo in studio e inizieremo a vedere i servizi delle gare giocate ieri, partendo ovviamente dalla Serie C e dalla sconfitta del Teramo sul campo del Potenza. Seconda parte di Mattino 6, di nuovo in studio, parliamo di sport. Dopo aver visto le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali, siamo al centro Pescara, due esami per svoltare, doppio turno casalingo per i biancazzurri sabato prossimo con lo Spezia e poi il sabato successivo sempre all'Adriatico con il Benevento per tentare il decollo in classifica. Vediamo qualche pagina che riguarda gli sport nazionali, partiamo proprio dalla nazionale di calcio, Mancini sempre creduto nella mia Italia. E poi TV Olimpico pieno, l'azzurro ora tira. Vediamo anche la prossima pagina, è quella proprio relativa al Pescara, i biancazzurri dopo la sosta del campionato guardano al match con lo Spezia, solido e concreto, Pescara avanti con il 3-5-1-1. In basso, analisi e tattica, ecco il radiologo del Delfino, Diego Labricciosa, che si occupa dello studio di algoritmi, video e dati per anticipare
le mosse degli avversari, un prezioso collaboratore del tecnico Zauri. A proposito della squadra, oggi pomeriggio la ripresa dei lavori al Poggio degli Ulivi. Vediamo anche il Messaggero Pescara, questa è la via playoff. Zauri ha una media punti positiva, 1,4 punti a gara nonostante sia debuttante, meglio di lui solo Pillone e Zeman negli ultimi 10 campionati cadetti. Oggi la ripresa, ancora fuori i tre nazionali. Vediamo in basso un articolo che riguarda invece la pallavolo. Sieco si prepara al debutto senza Marx. Domenica prossima prima partita contro i piemontesi del Mondovì. Il tedesco assente nel test match vinto con il Castellana Grotte. Andiamo a vedere l'altra pagina che ci introduce al campionato di Serie C. Teramo beffa finale in trasferta, non va. Il Potenza vince al 92esimo grazie a un gol di Longo dopo una disattenzione difensiva. Nel primo tempo Ilari e Costa Ferrera ci provano ma senza sbloccare il risultato. E intanto l'obiettivo della squadra è quello di recuperare subito Simone Minelli. Tedino al 91esimo, i soliti limiti di concentrazione già visti. Tedino che avevamo ascoltato ieri sera nel corso dell'Abruzzo del Pallone, nell'intervista realizzata per noi al Viviani di Potenza da Jacopo Forcella. Vediamo il centro, Teramo, basta un errore per perdere, il diavolo imbriglia il Potenza con una gara corta ma si fa infilare al 92esimo a difesa schierata. Vediamo i risultati della giornata di ieri: Bari Ternana 2-0, Casertana Sicula Leonzio 1-1, Catania Picerno 1-0, Paganesi Avellino 3-1, Regina Catanzaro 1-0, Rende Cavese 0-1, Rieti Monopoli 0-1, Viterbese Bisceglie 1-0, Virtus Francavilla Vibonese punteggio tennistico 6-2. Tedino, non è giustificabile una disattenzione così, ha detto il tecnico a fine gara. Ma poi vedete questo risvolto in trasferta, il Teramo è un disastro, finora 4 KO in 5 partite e nessuna rete segnata su azione. Ma noi andiamo a vedere il servizio realizzato relativamente alla gara del Viviani. Potenza batte Teramo 1-0, Jacopo Forcella. 90 minuti per ritrovare un Teramo audace e combattivo, pochi secondi per rovinare tutto, una gara ormai andata in porto e poi all'ultimo pallone il solito, quel taglio maledetto stavolta di Sebastiano Longo che nessuno assorbe sul servizio quasi senza troppe speranze di Giosa, minuto 91 e 30 secondi. Così il Teramo manda a Ramengo una prestazione impeccabile con un errore marchiano che farà infuriare Tedino a fine gara, e dire che fino a quel momento al Viviani la partita era stata gestita nel migliore dei modi. Il tecnico biancorosso sorprende tutti con un 4-3 che prevede Florio e Mungo esterni attacco, Costa Ferreira e Ilari interni ai lati di Arrigoni, dietro Tentardini e non Di Matteo, ma è l'approccio quello giusto contro un Potenza che è quello immaginato alla vigilia col 3-4-3 e con Arcidiacono e Isgro con Vuletic davanti. Il primo sussulto è con Ilari che dal corner di Costa Ferreira sale più in alto di tutti ma mette a lato, in un primo tempo con qualche fiammata ma comunque non esaltante. Al quinto ancora Costa Ferreira col mancino fuori prima del ritorno potentino. La punizione bomba di Emerson all'ottavo scalda i pugni di Tomei, mentre il diagonale dopo un minuto di Sgro è strozzato. Poi una lunga fase di stasi fino all'altro piazzato terrificante di Emerson che sfiora l'incrocio dei pali. Si va avanti a fiammate, il Potenza ne ha qualcuno in più, come al 36esimo quando Dettori trova la girata in area di Vuletic ribattuta da Tomei. Ripresa a ritmi non solo più compassati ma con un diavolo che mette la museruola ai padroni di casa. Tedino inserisce Magnaghi per Cianci che aveva avuto un problema nel riscaldamento, ma è Raffaele che rivolta i suoi come un calzino. In 6 minuti 5 cambi, ma le occasioni latitano e allora ci si affida ai tiri dalla distanza. Quello di Arrigone al 68esimo sorvola la traversa, il piazzato consueto di Emerson stavolta calciato di precisione mette i brividi a Tomei. La prevalenza potentina nel finale è più gestione del pallone ma senza particolari sbocchi. Dettori calcia male all'86esimo quando Tedino ha già inserito Lasic e Martignago per Ilari e Florio, segno evidente di voler portare a casa il bottino pieno. Alla fine sarà vuoto, col Viviani in tripudio per la rete di Longo e per un primo posto in classifica che sa di capolavoro. Dalla parte opposta sconcerto e la sensazione di aver gettato al vento più che un punto, un'occasione per iniziare un campionato diverso.
Questo è il servizio sulla gara di Potenza. Apriamo ora la pagina ampia relativa alla Serie D, partendo dal Pineto. Il Pineto di Rachini all'esordio in campionato sulla panchina bianca-azzurra. Pineto che abbatte la Jesina con Pippi a quadro. Vedete l'articolo sul Messaggero di Spalla. 1-2 micidiali in appena 20 secondi. Gara controllata dalla formazione bianca-azzurra. Rachini, primi segnali di miglioramento. Bene così, ha detto il tecnico. Vediamo il servizio sulla gara del Mariani Pavone, realizzato per noi da Roberta Di Sante. Esordio positivo anche in campionato per Paolo Rachini sulla panchina del Pineto. Riscatto doveva essere e riscatto è stato. I biancazzurri regolano con un buon 2-0 la Jesina e riprendono la loro corsa. Il neotecnico Rachini conferma il 4-3-3 già visto in Coppa, inserisce Speranza in difesa dal primo minuto, ritrova Stefano Madio a centrocampo e rinnova la fiducia al tridente Sarrizzu Pippi Massa. Ermanno Carassai, che sostituisce lo squalificato Manuelli sulla panchina della Jesina, si affida invece al 4-3-1-2, Verruschi sostituisce in difesa lo squalificato Alex Marini con Ballardini che si sposta a sinistra, Villanova fa da trequartista dietro le punte, Truz e Barchiesi. La gara si mette subito in salita per i Leoncelli che perdono Villanova per infortunio dopo appena 7 minuti di gioco. Al suo posto entra Ciurlanti che si posiziona esterno. Primi 20 minuti di gara alla camomilla con le due formazioni che stentano a pungere. Dopo la prima prolungata fase di studio arriva il primo affondo da parte dei padroni di casa con Marini che serve Sarrizzu, ma il diagonale è fuori bersaglio. I locali fanno la partita, la Jesina si difende e cerca di ripartire in contropiede. La gara si accende a cavallo della mezz'ora, 1-2 micidiale dei biancazzurri a sbloccare la gara al minuto 29 e Pippi che è servito da Massa in sacca e raso terra alle spalle di Anconetani. Passa un minuto e il Pineto conquista un buon calcio di punizione dal limite. La realizzazione a giro di a quadro è da applausi con la sfera che si insacca all'angolino opposto. In 2 minuti si è già sul 2-0 in favore dei padroni di casa. La Jesina inevitabilmente accusa il colpo e il Pineto sulle ali dell'entusiasmo continua ad attaccare, ma il colpo di testa di Bianciardi al 37esimo è alto. La reazione dei Leoncelli tarda ad arrivare ed è di scarsa efficacia. Proprio in chiusura di primo tempo Cruz tenta la conclusione sul primo palo, ma Shiba è attento e blocca a terra. Nella ripresa il leitmotiv della partita non cambia, il Pineto sembra poter controllare senza patemi, anzi sono proprio i locali a produrre le occasioni migliori. Al 12esimo con Stefano Madio che dal limite sfiora il palo, ma soprattutto al 24esimo con a quadro, oggi il migliore, che ancora su calcio piazzato sfiora la terza rete con la sfera che si stampa sul palo. Col passare dei minuti la differenza dei valori in campo emerge, la Jesina non riesce a replicare in maniera efficace. Al 29esimo il colpo di testa di De Lucia non impensierisce Shiba e al 34esimo il Pineto sigla anche la terza rete, ma il gol di Sissé viene annullato per posizione di fuorigioco. Nel finale i Leoncelli provano con la forza della disperazione l'assalto finale e al 45esimo Cruz in diagonale sfiora il palo, ma è poca cosa per una squadra chiamata al più presto ad invertire la rotta. Resta ultima la Jesina che si lecca le ferite, gioisce il Pineto per il ritorno alla vittoria, i biancazzurri salgono a quota 11 punti in classifica in attesa della trasferta di Tolentino di domenica prossima. Dalle note positive del Pineto a quelle negative della Vastese, tonfo all'Aragona, vedete il titolo, Dos Santos, croce e delizia, il vasto Girardi continua la striscia di imbattibilità e travolge la squadra di Amelia, il bomber biancorosso sbaglia un rigore ma poi sigla il settimo sigillo stagionale, ma non basta per i biancorossi battuti allo stadio Aragona per 3-2 dalla matricola molisana. Andiamo a vedere dunque il servizio su questa partita. 3 punti d'oro, un grandissimo risultato per il Vasto Girardi che passa sul rettangolo dell'Aragona di Vasto, due squadre che si presentano in campo forti del terzo posto in graduatoria a ridosso del duo battistrada del campionato, pronti via la fase di studio, dura pochissimo, al terzo si vede già la Vastese su un'azione iniziata sul versante sinistro con il cross che arriva lungo in area di rigore, Stivaletta in qualche modo si riesce ad elevare però non riesce a scaricare in rete, Fazio mette in mezzo per
per Petrone che serve in corsa Gentile, il piattone dell'esterno basso della formazione di mister Farina è vincente, nulla può di Rienzo sulla conclusione in prima battuta per il vantaggio del Vasto Girardi. Passa un minuto e chi rimatenga arriva in area di rigore, la gran conclusione che trova però pronto e reattivo lo stremo difensore della Vastese che è costretto a subire il gol del 2-0 sul cross perfetto a rientrare da parte di Petrone con Lepore che sbuca da dietro ai difensori della Vastese, va a realizzare il gol del 2-0, quello che mette in ghiaccio almeno nel primo tempo il parziale. Qui su un tocco di mano in area di rigore il direttore di gara concede il calcio di rigore alla Vastese. Siamo esattamente al 22esimo minuto di gioco, va dal dischetto Dos Santos che però prende in pieno il palo e la sfera poi ritorna incredibilmente sul rettangolo di gioco. La Vastese prova a macinare il gol, gioco e soprattutto cercare la via del gol, il pallone messo in mezzo alla grande per questa girata di Stivaletta con l'estremo difensore Caparro che in qualche modo si riesce a salvare, accelera la Vastese, Stivaletta ruba il tempo a Gentile, si invola, va alla conclusione ma il suo diagonale si spegne sul fondo senza creare più di tanti problemi a Caparro. Vuole il terzo gol il Vasto Girardi che quando però si proietta nell'area di rigore della Vastese mette in difficoltà la squadra locale. Qui il cross di Kiri Mateng con la sfera che danza sulla linea di porta e si spegne sul fondo. Da questa rimessa laterale con il pallone recuperato dai giocatori della Vastese nasce il gol che rimette in partita la squadra di Marco Amela con il diagonale in corsa da parte di Dos Santos che si spegne nella sua corsa in fondo al sacco. Con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa, aspettano tutti ovviamente la Vastese ma troveranno gran parte del confronto per il Vasto Girardi. Petrone in corsa qui con il mancino di Rienzo, si fa trovare pronto a agguantare il pallone. Quarto minuto, Esposito riesce a trovare lo spazio, andare alla conclusione, la palla fa la barba la parte alta della traversa per spegnersi poi sul fondo. Siamo al sesto con la costruzione dell'azione da parte di Kiri Mateng che riesce a pescare in corsa l'arrivo da parte di Gentile, prova il piazzato con il mancino il numero 3 della formazione ospite e la sfera termina sul fondo. Ancora Vasto Girardi qui tutto di prima con Kiri Mateng che riesce ad andare alla conclusione di Renzo, il reattivo riesce a ribattere il tiro anche dalle distanze ravvicinata. Qui la punizione di Fazio, il pallone che arriva in area di rigore, c'è un contatto che vede benissimo il direttore di gara da parte di Pompei, fischia il penalty e Kiri Mateng riesce a spiazzare Di Renzo per il gol 3-1, quello che mette veramente in ghiaccio il risultato. Siamo al 20esimo minuto di gioco, il Vasto Girardi è avanti di 2 gol in più rispetto alla Vastese. Vastese che però abbassa la testa, qui Pollace stratosferico nell'azione che parte dalla sua metà campo, mette in mezzo il pallone lungo in area di rigore, la sfera arriva là, Alonzi controlla, scarica in rete sotto l'incrocio dei pali il gol del 3-2, il gol che rimette in partita ma solo momentaneamente la Vastese perché il Vasto Girardi è ancora lì in corsa. Qui Marco Petrone si distende di Rienzo che gli va a negare la gioia del gol nelle battute finali del confronto. Il Vasto Girardi stringerà i denti per portare a casa un risultato di prestigio. Giornata negativa per la Vastese, positiva invece per il Giulianova che stenta in casa ma conquista invece un importante successo questa volta in trasferta sul campo del Cattolica, 3-2 la vittoria firmata dai giallorossi, primo colpo esterno con Fioretti super che segna una doppietta. Allora andiamo a vedere anche in questo caso il servizio sul successo del Giulianova in terra romagnola. Non arriva nemmeno in questa occasione la prima vittoria in campionato per il Cattolica San Marino, che gioca anche meglio degli avversari, ma dietro commette grossa ingenuità e finisce per perdere 3-2, dopo essere riuscito a ribaltare il primo vantaggio ospite. Bastano infatti 8 minuti al Giulianova per portarsi in vantaggio, grazie al rigore conquistato e trasformato da Fioretti. Il Cattolica non riesce a reagire, per due volte è tenuto in vita dal proprio portiere Aglietti, che prima manda in angolo questo tiro di Vitelli e poi è super a dire di no al colpo di testa a botta sicura di Barlafonte. Qui il Cattolica si sveglia e perviene al pareggio al 21esimo, grazie al bel gol di Ristitelli, che raccoglie il cross di Somme e scarica di prima intenzione alle spalle del portiere ospite. 6 minuti dopo la partita è ribaltata e il merito è ancora tutto di Ristitelli che sul lancio lungo brucia il diretto marcatore, scarta il portiere e sigla la doppietta personale.
Nei restanti minuti di tempo il Cattolica sembra in grado di gestire il risultato, ma si fa raggiungere a pochi secondi dal termine da questo tiro al volo dell'eterno Diamautene, classe 83, che la mette sotto la traversa. Arrembante inizio di ripresa della squadra di Cascione, ma dopo neanche un minuto Bernardi Incespi che non sfrutta l'ottimo assist di Ristitelli. Poi Battistini il gol lo segnerebbe anche, ma secondo l'assistente è oltre l'ultimo difensore e si alza la bandierina. L'ultima cosa buona dei padroni di casa è questa potente conclusione di Ristitelli, sulla quale Di Piero si disimpegna bene. Il Giulianova passa la prima buona occasione, ma sono evidenti le responsabilità della difesa. Rimessa laterale, colpo di testa di Barlafonte a smarcare Fioretti, che tutto solo davanti ad Aglietti sigla il definitivo 3-2. Il Cattolica non reagisce e poco prima della fine c'è il tempo per il palo di Di Paolo, vicinissimo al 4-2. E continua a viaggiare sulle ali dell'entusiasmo e delle vittorie il Notaresco, meraviglia Tolentino, decisivo il gol in apertura di Blando, poi Teramani badano a controllare, ma il successo è stato fondamentale per mantenersi sul gradino più alto della classifica. Al 91esimo Vagnoni, il tecnico della formazione teramana, dice: stavolta siamo stati fortunati, ma vittoria pesantissima in terra marchigiana. Andiamo a vedere anche in questo caso il servizio. Il Notaresco suona la sesta sinfonia e si conferma in testa alla classifica al pari della Recanatese. Non è stata una prestazione particolarmente brillante quella dei rossoblù, ma sicuramente efficace al cospetto di una squadra, il Tolentino, che ha provato in tutti i modi a cercare il pari. Solidità e concretezza, le armi che hanno permesso a Capitan Salvatori e compagni di espugnare il della vittoria, facendo esultare ancora una volta a fine gara i propri tifosi al seguito. Recupero lampo per Pomante, che torna subito tra i titolari, formazione tipo dunque per mister Vagnoni, che si gioca la carta blando trequartista, mossa che risulterà vincente. Il Tolentino parte bene e in velocità prova a mettere in difficoltà la difesa rossoblù, che si fa trovare sempre attenta. Al primo affondo, al nono, il Notaresco passa. Blando recupera un pallone e al limite, dopo essersi creato un varco con una finta d'alta scuola, batte con un tiro preciso Bucosse, trovando il suo primo gol in stagione. Grande esultanza per i giocatori ospiti vicino alla panchina. I marchigiani non ci stanno e dal ventesimo sono accese le proteste per una rete annullata su segnalazione del primo assistente a Palmieri. Nervosismo che caratterizzerà il resto della contesa. La prima frazione è praticamente tutta qui, con la compagine di mister Vagnoni che prova a ripartire con Cancelli, che si fa apprezzare per un lavoro prezioso a tutto campo. Difesa abruzzese sempre attenta comunque a non permettere ai veloci attaccanti cremisi di involarsi verso la porta avversaria. Dagli spogliatoi rientra un Tolentino deciso e dopo neanche un minuto applausi per la conclusione dalla distanza di Lupo, con palla che non trova lo specchio della porta per poco. Al quarto d'ora il cambio operato da Mosconi scuote ulteriormente i padroni di casa. Capezzani lascia il posto a Minnozzi, che al sedicesimo calcia fuori una punizione e dal diciannovesimo vede il suo tiro respinto dalla traversa. Con il passare dei minuti però la pressione del Tolentino scema, si arriva così agli istanti finali e proprio nel recupero la sfida si accende ulteriormente. Al 91esimo infatti Liguori si invola verso la porta, Capitan Ruggeri lo stende e per Borriello di Arezzo non ci sono dubbi, doccia anticipata per l'atleta di casa. Stessa sorte qualche istante più tardi al 48esimo per Di Domenico Antonio, doppio giallo dopo un'entrata sulla linea di metà campo. Il recupero scorre inesorabilmente e dal 51esimo al triplice fischio finale, a braccia alzate, il Notaresco esulta per un successo sofferto, voluto e quanto mai prezioso. Successo che vale il primato per la formazione del presidente Di Giovanni, a braccetto con la Recanatese che batte l'Avezzano per 1-0, vittoria di rigore per i marchigiani che restano in vetta proprio assieme alla formazione abruzzese. Per l'Avezzano una buona prova che non è bastata però per ottenere un risultato positivo nella città leopardiana. Andiamo a vedere dunque il servizio sulla sconfitta dell'Avezzano a Recanati.
Settima gara di andata, campionato Serie D Girone F dallo stadio comunale Nicola Tubaldi di Recanati, dove la squadra di casa, prima in classifica, 15 punti con il Notaresco, sfida l'Avezzano. Un Avezzano che viene da una settimana di successi, che hanno però stancato i giocatori che in questa partita non hanno espresso tutto il loro potenziale ed hanno giocato soprattutto nel primo tempo principalmente sulla difensiva. Certo che comunque i padroni di casa erano un osso duro. Difatti la squadra di mister Federico Giampaolo non nasconde di puntare al titolo ed è sicuramente una data importante per il mister della Recanatese, un ex dell'Avezzano che in questa occasione ha potuto reincontrare il presidente Gianni Paris, suo grande amico che ha da poco ricominciato l'avventura con l'Avezzano Calcio. Al quarto minuto Borrelli tira una punizione prontamente respinta, sempre Borrelli al settimo minuto passa a Pera che però è poco deciso e davanti la porta non riesce, Fanti si butta e para. Questa sarà il primo di una serie di gol mancati del numero 7 della Recanatese, che generalmente ci ha abituato ad altre prestazioni. Continua una partita caratterizzata, come detto, da un Avezzano schierato in difesa ed una Recanatese aggressiva che ha per circa il 60% la partita palla ed è autrice di continui tentativi che però non si concretizzano anche per via della difesa degli ospiti, veramente efficiente. Al 27esimo una punizione del numero 6 Avezzano, Magri, va sopra la traversa ed al 30esimo arriva il gol della Recanatese. Pera dalla fascia passa avanti la porta a Gaeta che stoppa e Borrelli non si fa sfuggire l'occasione di firmare il gol. Un minuto dopo Borrelli prova il bis sul passaggio di Pera, ma il numero 5 Avezzano, Brunetti, ferma la palla avanti la porta. Dopo un altro tentativo ottimo di Franchi, 7 Avezzano al 42esimo, che sfiora il palo ed un minuto di recupero, il primo tempo finisce 1-0 per una Recanatese che continuerà a condurre la partita anche nel secondo tempo, con molti tentativi di andare in gol che però non arriverà. Al terzo minuto 8 Recanatese ha un'ottima occasione ma tira decisamente alto e invece l'occasione per l'Avezzano arriva al quarto minuto con Di Gianfelice, il cui tiro viene però deviato da Lombardi. All'ottavo minuto un'altra occasione mancata per Pera ed all'undicesimo il 7 Avezzano che ha una buona chance ma tira fuori porta. Al 14esimo una punizione dell'Avezzano parata e poi assistiamo al 27esimo a un'ottima azione del 16 Recanatese che riesce da solo a superare la difesa avversaria e davanti la porta però non concretizza, non riesce a sfruttare l'opportunità. Al 32esimo Pera fa la barba al palo, al 40esimo Brunetti Avezzano va sopra la traversa. Partita conclusa 1-0 per la Recanatese che rimane prima in classifica. E vediamo quello che è accaduto a Monte Giorgio, pareggio tra la formazione locale di Il Chieti, Cuore Chieti, altra rimonta, buon punto a Monte Giorgio, secondo pareggio consecutivo per i neroverdi. Andiamo a vedere il servizio di Stefano Recanati. La settima giornata di andata del campionato di Serie D mette di fronte allo stadio Tamburini di Monte Giorgio la locale formazione e il Chieti. I rossoblù, che in casa hanno fatto 2-2, devono cancellare una settimana amara fatta di due sconfitte, la prima domenica scorsa a Fiuggi, la seconda martedì in casa nei sedicesimi di Coppa Italia per mano del Tolentino, assente per squalifica l'attaccante Nasic. Il Chieti, in un momento di stallo, arriva in terra marchigiana dopo il pareggio in casa con il Cattolica, con due novità in mezzo al campo, fuori Milizia e Marzola, dentro Bacigalupo e Panecasio, fischia Fantozzi di Civitavecchia. Pronti via e subito Monte Giorgio, lancio con il contagiri di Omiccioli, sbuca le spalle della difesa albanesi ma lo stop è impreciso e sfuma l'occasione per l'attaccante rossoblù. Partita molto spezzettata nei primi 15 minuti con tanti falli fischiati dal direttore di gara. Il Chieti prova ad imbastire trame di gioco importanti ma i neroverdi fanno fatica negli ultimi 20 metri a creare pericoli al portiere di casa, che mai è dovuto intervenire fin qui. Al 28esimo arriva il primo tiro nello specchio però per la squadra di Grandoni, ma la conclusione su punizione di Bruschi è debole per impensierire Mercorelli.
Al 41esimo si sblocca la gara, Trillini cross a basso in area di rigore, deviazione di Titone che libera Nepi per il classe 2000 e gioco facile piazzare la palla del vantaggio alle spalle di Camerlengo. Passano due minuti e il Chieti recrimina per un rigore non concesso. Bruschi imbecca Traini che viene atterrato in area dal 2, Barboglia Mercorelli, Fantozzi di Civitavecchia fa proseguire. Nel primo dei due minuti di recupero, vicino al raddoppio il Monte Giorgio, il tiro di Mariani da fuori area trova la deviazione di Venneri e super l'intervento di Camerlengo ad evitare il raddoppio. Cambia molto ad inizio ripresa Grandoni, mandando in campo Bruni, Milizia e Marzola, passando così ad un più offensivo 4-3-3. Le scelte vengono premiate all'undicesimo minuto, quando da calcio di punizione Mazzoli trova Venneri, salito dalle retrovie, che con un tocco di destro trafigge Mercorelli. Al 16esimo il Monte Giorgio resta in 10 dopo l'espulsione dell'autore del gol Nepi, reduce di aver colpito sul viso l'autore del pareggio Venneri. L'uomo in più per il Chieti però dura soltanto 5 minuti. Contatto Titone e Venneri a metà campo con il giocatore nero-verde che viene espulso dal direttore di gara. Solo giallo per Titone. Praticamente la partita finisce qui con i due mister che ridisegnano il proprio 11 in campo per un pareggio che alla fine non dispiace a nessuno. Monte Giorgio così trova il primo pareggio in casa. Il Chieti al secondo X consecutivo domenica ospiterà la Recanatese. Siamo quasi in chiusura, vediamo quello che è accaduto in Eccellenza e Promozione. Eccellenza con la vittoria del Lanciano per 5-0 in casa del Nero Stellati e poi le altre partite: Nereto Spoltore 3-1, Torrese e San Buceto 2-0, Ponte Vomano Castelnuovo 0-1 e poi Penne Alba Adriatica 1-1, Acquesapone Bagigalupo Vasto Marina 1-0. Paterno Angolana 1-3, Angizia Luco Capistrello 0-0, Virtus Cupello Delfino Flacco Porto Pescara 0-1. Vediamo la promozione: Girone A Villa Mattoni Morrodoro 1-6, Real Atria L'Aquila 0-1, decisivo La Selva e poi Montorio 88, Fontanelle 2-1, Rosetana Mutignano 0-2, San Gregorio Miternina 1-3, Mociano Pucetta 0-3, Torni in parte Nuova Sant'Egidiese 1-2, Celano Miano 4-0, Pizzoli Piano della Lente 2-6, Girone B, San Salvo, Casal Bordino 0-3, Sulmona Ortona 2-1, Miglianico Silvi 4-0, Fossa Cesia Villa 2015 2-3, Athletic Lanciano Fate Arangelini 1-5, Virtus Ortona Scafa Passo Cordone 2-2, Bucchianico Val di Sangro 1-4, Elicese Casolana 3-1, San Giovanni Teatino Raiano 0-0. Andiamo a vedere la pagina relativa al basket con i campionati che hanno preso il via. Colpo Sharks, siamo alla Serie A2 maschile con Roseto che dopo due supplementari passa a Caserta per 113-112. Il rugby femminile invece in basso, le belve neroverdi non conoscono ostacoli, le ragazze di Dotoa e Marozzi travolgono Frascati e guidano il girone. Tornando al basket, Serie B, Giulianova Spento perde in casa con Montegranaro 76-72, Teramo dura un tempo a Civitanova, Marchigiani che vincono 82-61. E poi vediamo ancora la Serie C Gold, Lanciano cede al Foligno, Vasto colpo a Falconara. Per quanto riguarda invece la Magic Chieti, vittoria interna con la Virtus Assisi per 86-73. Vediamo la Serie C Silver, giornata trionfale per le formazioni pescaresi con poi Torre Spesse che stupisce. Vediamo i risultati: Termoli e Teramo a Spicchi 70-62, Silvi Pescara Basket 65-89, Farnese Antoniana 54-58, Amatori Pescara Irino Termoli 101-26, Nuovo Basket Aquilano Torre Spessa 67-74. Siamo in chiusura dell'appuntamento di oggi, il primo della settimana con Mattino 6. Grazie a Claudio Di Giacomo in regia, grazie a voi per averci seguito. Mattino 6 tornerà domani puntuale alle 8, vi ricordo alle 14 la prima edizione del nostro telegiornale, le altre edizioni del TG6 alle 19 e alle 23, questa sera alle 21, come sempre, come ogni lunedì, in diretta dei nostri studi, replay con Enrico Rocchi per parlare del Pescara che sabato prossimo tornerà in campo per la gara casalinga con lo Spezia. Davvero tutto, grazie e buona giornata.